Quella delle elezioni in Germania si presenta come la cronaca di una vittoria annunciata. Sondaggi alla mano, appare certa la riconferma della cancelliera Angela Merkel, che qui vediamo al voto. La maggioranza sostiene la carismatica Angie, ribattezzata anche Mutti Angela, ovvero la mamma di tutti i tedeschi. Nomi, ma anche numeri che parlano da soli, uno su tutti. Il 70% dei tedeschi si è detto soddisfatto della situazione economica. La SPD, che in 10 anni ha perso 10 milioni di voti, guarda già al dopo elezioni. Voglio continuare ad avere un ruolo di responsabilità, ma non sono a disposizione per un governo di grande coalizione, ha detto il candidato cancelliere socialdemocratico Peer Steinbrück, che si è presentato alle urne questa mattina nel suo collegio elettorale di Bonn in compagnia di sua moglie. Incerto è invece il risultato del Partito Liberale, dal quale dipende il proseguo dell'attuale coalizione di governo cristiano-liberale. FDP resterà al Bundestag solo se riuscirà a superare lo sbarramento del 5%, scenario auspicato da Angela Merkel. Se il terzo mandato per la cancelliera non è in discussione, tutta da definire invece la formazione dell'esecutivo. Se i numeri verranno meno, si profila una grande coalizione e non è un fatto nuovo. Con i socialdemocratici Angela Merkel ha già governato nel suo primo mandato.